Allora, ci troviamo a Manzano nell'azienda Le Vigne di Zamò con Federico Chiopris, che ci sta facendo vedere il Picolit, il vigneto di Picolit. Federico, ci parli un po' di questa varietà. Ma allora, il Picolit è una varietà particolare, è una varietà autoctona del Friuli, in particolare dei Colli Orientali. È una varietà particolare perché ha un difetto di impollinazione, per cui non tutti gli acini vengono formati, come possiamo vedere qui. I grappoli non sono perfettamente formati, ce n'è qualcuno che non si forma, per cui è una varietà che produce abbastanza poco, diciamo, e la usiamo per produrre un vino dolce, ovviamente, che è anche abbastanza conosciuto ormai, ed è l'ultima varietà di bianco che noi vendemmiamo, quindi verso fine settembre più o meno, quando poi andiamo a fare l'appassimento in cassetta. È una varietà molto particolare, ma anche divertente da vinificare. Allora, siamo sempre alle Vigne di Zamò con Federico Chiopris, che ci sta facendo vedere uno strumento che non si vede più tanto spesso. Che cos'è? Questo è un torchio. È un torchio di nuova generazione, diciamo, un pochino più nuovo rispetto ai vecchi torchi di legno che conosciamo. Lo usiamo su tutti i nostri rossi e anche sul Picolit. È una macchina che viene dalla Francia ed è stata recuperata e comprata dopo il nostro viaggio in Francia. È una macchina molto semplice perché, contrariamente alle presse, pressa in verticale anziché in orizzontale e non si muove, per cui noi carichiamo la vinaccia all'interno della cesta, la pressa scende e schiaccia la vinaccia estraendo il liquido all'interno, che esce esattamente tale quale il liquido che viene svinato, quindi non c'è alcuna differenza tra il liquido che viene tolto dalla vasca o quello che viene pressato con questo, ed è il suo grande vantaggio. Allora, stiamo assaggiando adesso qualcosa. Che cosa assaggiamo? Assaggiamo Friulano Vigno 50 anni 2018. È la nostra selezione delle vigne vecchie dell'azienda ed è un vino che è stato fatto per la prima volta a metà degli anni 90, ha avuto un grandissimo successo e quindi è rimasta come etichetta, diciamo, simbolo dell'azienda e dall'annata 2018 porta anche la firma di Pierluigi Zamò. Allora, descriviamo questo vino. Ma diciamo che di sicuro alla vista è un giallo paglierino, è un pochino più acceso rispetto al normale colore del friulano. Questo è dato dal fatto che le vigne vecchie vengono portate a maturazione un pochino più spinta, per cui generano un colore più acceso. Al naso ha sentori di frutta, a nocciolo bianca, quindi sicuramente albicocca e pesca, ma mantiene quella caratteristica proprio del Tokaj che è la mandorla, friulano, non si può più dire Tokaj, che è la mandorla. Non è la mandorla amara caratteristica propria del friulano, ma è una mandorla un pochino più dolce, quindi è più leggera ed è più armonica, se vogliamo. Il gusto ha una buona acidità, non troppo alta come è proprio la sua caratteristica dell'uva, è fresco però contemporaneamente anche molto importante e abbastanza largo in bocca, per cui non è un vino da aperitivo, è più un vino da pasto, se vogliamo, un vino più importante, un vino da cene o grandi cene, spero grandi cene, ed è anche al retrogusto è molto importante e arriva subito al punto, cioè la mandorla che si sente al naso si sente poi anche nel retronaso immediatamente. Salute! Salute!